Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis, ma tanto già lo sapete che vi dovete iscrivere perché siamo quasi agli 8500 iscritti. Grazie, grazie veramente. Innanzitutto, buon sabato, mi raccomando, se uscite stasera facete bravo, non bevete assai, poi guidate e cose, quindi fate bravi. Detto questo, partiamo subito con le news di giornata, anche se è presto, ma siccome poi all'una e mezzo parlerà Antonio Conte, poi ci sarà naturalmente la reaction alla conferenza stampa di Antonio, e quindi questo video lo devo fare uscire ora, perché se no YouTube, lo sapete che vuole aspettare le 3 ore di tempo per l'algoritmo e questo e quello, quindi il video ve lo beccate ora. Allora, non è un buongiorno per buongiorno, per noi sì, perché nell'allenamento del 15 di agosto, e non riesco a concepire perché questa notizia sia uscita solo ora che siamo al 17, se non erro, oggi è il 17, aspettate un attimo, sì, sabato 17, non ho capito perché la fai uscire oggi, che è uscita questa mattina addirittura, se non sbaglio Ciro Venerato ha dato la notizia, che Buongiorno ha riportato un infortunio in allenamento. Cioè, questo è assurdo, è tutto veramente assurdo. Cioè, il Napoli deve andare a giocare a Verona senza il difensore preso per difendere la porta di Meret. Ed è incredibile perché c'è Rafa Marin, che forse non sappiamo nemmeno se giocherà, perché dalle probabili formazioni dava Rachmani, Buongiorno, Di Lorenzo. A questo punto poi sentiremo Antonio Conte all'1.30, vi ricordo l'appuntamento, vedere cosa dice. Si parla di una convocazione, comunque una convocazione, ma di non una titolarità da parte di Buongiorno a Verona, e questo già mi preoccupa, perché voglio, la difesa a questo punto dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Rachmani, a me Movenalir e Juan Jesus, difesa 3 con Juan Jesus. Assurdo, veramente assurdo come il Napoli non riesca a trovare la quadra in questo calciomercato. Cioè, vedi quando io dicevo Hermoso è importantissimo, perché se tu avevi Hermoso lo potevi mettere a disposizione nella difesa 3, e qui Napoli ci ha dormito, eh. Cioè, Rafa Marin non sappiamo se sarà titolare, io mi auguro possa giocare titolare quest'oggi, me lo auguro veramente, perché già sei senza attaccante e i difensori scarseggiano, perché Nathan l'hai dato via, hai visto, Nathan ti poteva servire, ora Nathan, e invece no, l'abbiamo dato via Nathan. Io l'ho sempre detto, era meglio dare via Juan Jesus e tenersi Nathan. Questo è il karma, voglio, questo è il karma, questo è il karma, questa è la ruota che gira, questi sono i milioni spesi per un giocatore che si è subito infortunato, non ha fatto nemmeno la prima in campionato, quindi è proprio la sfiga. Noi ci abbiamo la iella dopo lo scudetto, voglio, teniamo a merda un gol, ed è veramente allucinante questa cosa, è una cosa che io non mi riesco a spiegare, tutta questa sfiga addosso, cioè io non riesco a capire. Cioè, abbiamo le macumbe, ma il cardinale è venuto quest'anno a benedire il Napoli, no, per sapere, solo per sapere. Poi è uscita la notizia intorno a mezzanotte e mezzo ieri sera che Mario Rui è pronto all'uscita dal Napoli dopo 7-8 stagioni, non mi ricordo di preciso. Mario Rui è pronto ad abbandonare la nave, andrà in Brasile, andrà a giocare in Brasile. Il giocatore parebbe aver già accettato l'offerta della squadra brasiliana, ma non mi ricordo, ragazzi, il San Paolo, non mi ricordo la squadra come si chiama, sinceramente sono 10 di mattina, sono appena arrivato al mare, però fa mia moglie, dove vai? Vado a fare il video, perché queste sono notizie troppo importanti. Va bene, vai a fare il video, non ti preoccupare, inizia a supportare pure mia moglie a fare i video su YouTube. Prima non se ne rendeva conto che poteva diventare qualcosa di importante portare i video su YouTube, anzi mi sfotteva e diceva: ma per cosa lo fai? Nessuno ti segue, nessuno. Poi appena abbiamo visto che 8.000, 6.000, 5.000, allora vedi, cioè inizia ad avere seguito, continua, e sto continuando. Comunque, vai giù. La notizia di giornata sarà quella per forza di Buongiorno, e ora sarà a Verona, tu vai a Verona, come ve l'ho detto, io ho una probabile formazione, già ce l'ho in mente. Poi sentiremo il buon Antonio, ma sarà Meret fra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, che a questo punto Juan Jesus ci sarà, poi Mazzocchi a fare
fare il braccetto di destra con Anguissa e Lobotka a centrocampo, aspettando Gilmour che arrivi. Ho letto addirittura, a McTominay ne parleremo dopo, aspettate, facciamo prima questa probabile formazione. Dall'altro lato ci sarà Olivera o Spinazzola, ma secondo me Spinazzola è più avanti di Olivera. Il tridente d'attacco, che non è più un tridente, ma sono le due sottopunte, che sarebbero Kvara e Politano. L'unica punta lì davanti è quella di Giacomino Raspadori. Questo è il Napoli che scenderà in campo nella prima di campionato, e domani, no, oggi, domani. Però oggi c'è il Milan, c'è l'Inter soprattutto. Sono molto curioso di vedere il Milan. Ve l'ho detto pure l'Inter, perché l'Inter si è rinforzata. La Fiorentina, sono curiosissimo della Fiorentina, Vaiung, perché ha fatto quel tridente lì davanti col Paini, Gudmundsson, Moise Kean, che secondo me potrebbe arrivare a 15 gol in stagione. Secondo me ci arriva, facilmente, agilmente ci potrebbe arrivare. E non lo so sinceramente. Ah, McTominay, discorso McTominay, che ieri a Sky, non so se era Domenico Modugno, ma non mi ricordo chi era che ha parlato di McTominay. Allora, dicendo, McTominay ieri stava per segnare, e questo è vero, perché dietro a Zirkzee c'era McTominay. Se voi andate a vedere l'azione del gol, bellissimo gol di Zirkzee, ragazzi, entra, nessuno gli passa la palla, se la va a prendere a centrocampo, fa le sponde, è attaccante moderno. Questo è un attaccante moderno che potrebbe far veramente bene allo United. Comunque stavamo dicendo, dietro a Zirkzee c'era McTominay, e a Sky hanno detto, ora sarà ancora più complicato portare McTominay a Napoli, proprio per il fatto che stava per segnare nelle gerarchie. Cioè, questo è trasuto dalla panchina, non era nemmeno titolare. Mo' io ci capite che dovete fare notizie di qua e di là, ma se McTominay segnava, cambiava qualcosa nel discorso Napoli di qua e di là? No, non credo proprio. Quindi il Napoli guarda con interesse McTominay, e lo sta guardando, continua a guardarlo con molto interesse, e sinceramente oggi questo è un centrocampista che potrebbe fare al caso del Napoli. Intanto passano le barche, beati a loro che te ne barca. Noi ci accontentiamo del Dacia Duster, non c'è problemi. E ecco, queste sono le notizie che sinceramente a me di McTominay non ha né fatta né calda né fredda, perché uno che dice stava per segnare e si complica, che cazzo di senso c'ha? E allora quelli che hanno segnato il gol e possono andare via, si è complicato perché poteva segnare. Cioè, sono discorsi senza senso di Sky, che fa Sky Sport, secondo me. Poi staremo a vedere. Comunque, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Mi è piaciuto un commento di un ragazzo questa mattina quando ho postato l'immagine di Buongiorno Infortunato, e mi ha detto, ecco, qui inizia il calvario del Napoli, in 3 stagioni arriveremo al fallimento, perché quando passa Conte poi è fallimento garantito. Questo non è una stronzata, però vi ricordo che Conte ha lasciato una grande squadra a Simone Inzaghi. Inzaghi ci ha vinto 2 scudetti con la squadra di Antonio Conte, se proprio vogliamo dire. Comunque, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Mi vado a fare un bello tuffo a mare e ci vediamo dopo per la conferenza stampa di Antonio Conte. Ciao a voi!